Ciao ragazzi, Quick Sweep, oggi siamo qua tornati con un nuovissimo video di Tour de France. Siamo qua a 4 inciso, tappa da Cap Saint-Jean de la Maurienne del My Tour con Fabio Aru, venerdì 14 luglio. Se nessun ciclista supera il Glandon con un distacco sufficiente, la vittoria dovrebbe essere decisa nelle imprevedibili stradine di Montvernier. L'ultima scalata della giornata, bellissima salitella, Montvernier, già fatta parecchi Tour de France. La mia esperienza da giocatore. E niente, ragazzi, ultima tappa di salita vera e propria. Ma anche l'ultima tappa non è da prendere sotto gamba, perché comunque vedete quella zona ventosa. Stiamo attenti, ragazzi. Cap Saint-Jean de la Maurienne. Ci rivediamo in gara, perché credo che non faremo niente. E noi ci vedremo quindi ai piedi dell'Horse Category, perché non credo succederà qualcosa di importante prima. Comunque, se succede qualcosa, stoppo e vi faccio vedere tutto. Quindi a dopo. Siamo, ragazzi. Col du Glandon, 22,4 km al 5,1%, una salita infernale. Molti di voi l'avranno già notato. Guardate, per chi no, guardate in basso a destra. Vi lascio qualche secondo per comprendere che non abbiamo forma, proprio non ce l'abbiamo, proprio in questa tappa. È sfiga, ragazzi, è sfiga, e siamo anche un po' imbottigliati nel gruppo. Non affronto questa salita con grandi ambizioni, con grandi aspettative, perché con quell'energia, ragazzi, si fa davvero poco. Però noi ci proviamo, non si sa mai. È già successo che a volte con questa energia, non lo so, c'è un bug e vado più forte. Non ne ho idea, ragazzi, davvero. Metto in fuga, sono andati in 7, ma nessuno, vedete, pericoloso né per la classifica generale né per la classifica maglia pua, quindi benissimo così per Miguel Angel Lopez. Metto proteggerci Tanel Kangart, eventualmente Jakob Fuglsang a seguire gli attacchi. E proseguiamo così finché non succede qualcosa, ragazzi. Io mi tengo compagnia, non voglio tagliare, e vediamo se succede qualcosa. Salita lunghissima, ragazzi. Però là davanti stanno già scollinando, 25 minuti di vantaggio. Per ora davvero un gruppo che sta lasciando fare di tutto. 26 minuti, ragazzi. Siamo alla discesa del Glandon. Ora comincia un po' la parte più difficile, da ragazzi. 11%. Aru sta cominciando a perdere i primi colpi, sta perdendo le prime energie. Altra piccola discesina. Vedete che ho rallentato l'avanzamento automatico, perché voglio essere attento se qualcuno attacca. Potremmo provarci anche noi, sì, agli ultimi 5 km al massimo, se qualcuno non ha ancora attaccato. Tanto Primoz Roglic prende 25 punti allo scollinamento, 24 minuti ancora di vantaggio, quindi il gruppo comunque ha aumentato l'andatura. Ricordiamo che abbiamo ancora il gel. Questo tornante era pericoloso perché non ci permetteva di vedere se qualcuno attaccasse. Siamo nelle prime posizioni, almeno questo è positivo, ragazzi. Vediamo cosa succede. Potremmo provare di nostra iniziativa. Intanto diamo il gel a tutti i nostri compagni, anche a Miguel Angel Lopez e anche a Tanel Kangert, anche se, vabbè, diamoglielo ora. Cenco intanto si stacca. Potremmo provare a mettere davanti Luis Leon Sanchez, che comunque siamo in 37, ci sono ancora 7 Astana, ragazzi, vorrei dire solo questo. Lo mettiamo là davanti a provare a fare un ritmo non alto. Vediamo. Com'è? Ah, eccola così. Facciamo un ritmo al 60, voglio vedere se va effettivamente davanti, così risparmiamo l'energia per un eventuale attacco. Vediamo. Sono andati davanti, ragazzi, questo è un bene. Infatti il vantaggio si è un po' stabilizzato, anzi adesso stanno anche vantaggiandosi. Siamo ai 4 km, ragazzi, proviamoci. Proviamoci, ragazzi, vedete là davanti. L'ultima salita del Glandon. L'ultima rampa del Glandon. 8 km. Si attacca, ragazzi, si attacca. E andiamo anche con Jakob Fuglsang. Ma attacchiamo. Attacchiamo al 5%, forse non era il punto migliore, ma Fabio attacca e per ora nessuno lo segue, ragazzi, stanno dormendo. Solo Daniel Martin prova a seguirlo e Jakob Fuglsang sta rispondendo. Attacco di Daniel Martin. Bene, così è quello che deve fare, è quello che gli ho chiesto di fare. Nairo Quintana anche, perché ha provato a uscire.
Insieme a Jacob Fuglsang mettiamo questa visuale che ci permette un campo visivo più largo. Stiamo provando ragazzi. E anche Richie Porte esce dal gruppo. So che manca ancora, so che mancano ancora 40 km, ma dobbiamo provarci se vogliamo davvero provare a fare qualcosa. La discesa è molto lunga, quindi possiamo guadagnare davvero tanto volendo. 40 secondi ora il vantaggio che abbiamo sul gruppo maglia gialla, che in realtà è solo Uran e qualcun altro, vediamo. Siamo noi e Martin, poi Richie Porte, poi Bardet, Uran, Quintana 22 minuti 40, 22:40 Barguil, 23:09 Yates e Froome. Abbiamo guadagnato già 1 minuto e mezzo su Froome, ragazzi, in 1 chilometro e mezzo, neanche 1 chilometro proprio. Bene così, manca ancora tanto però ragazzi. Forse è una scelta avventata, ma è quello che dobbiamo fare con questa energia e con la classifica. Anche per migliorare di una sola posizione, ragazzi, dobbiamo provarci lo stesso. Ora in discesa, la faremo tutta, lo so che è molto lunga, lo so che vi tedierò, però facciamola ragazzi, facciamola, se vogliamo davvero ritagliarci qualcosa di bello. Forse sarebbe stato meglio stare qua in gruppo con Port e Daniel Martin. Ma chi se ne frega ragazzi. 1 minuto e 16 ora su Chris Froome. Gruppo di 14. Fuglsang è rimasto in quel gruppo lì. Quindi facciamo tattica, tattica, tattica. 50, anzi meglio. E anche grande Miguel Angel Lopez che rimane in questo gruppo con quella pochissima energia che si ritrova. Facciamola così la discesa. Abbiamo 1 minuto. Vediamo se dietro sta facendo quello che gli ho chiesto. No, non stanno facendo quello che gli ho chiesto. Mettiamo Aru, quindi riprendiamo Aru, scusate. Siamo già a fine salita, a fine discesa. Ma no. Gruppo davanti a fine discesa. 20 minuti ancora di vantaggio. 1 minuto noi sul gruppo di. Ragazzi, ci stiamo ritagliando un bel vantaggio prima della Lacet del Mont Vernier. Possiamo arrivare alla Lacet del Mont Vernier con 30 secondi, volendo. Abbiamo fatto un attacco davvero minimo. Tanto rientrano anche Quintana. Eh no, 20 secondi. Forse è stato un po' avventato l'attacco, però dovevamo farlo, dovevamo provarci. Abbiamo smosso qualcosa. Dietro ho provato a fare una tattica con Fuglsang di abbassare il ritmo per far sì. Ma no, 50% no, forse sarebbe meglio non fare un 50%, sai Fabio. Siamo alla fine della salita, tanto, alla fine della discesa. Il gruppo dietro sta rinvenendo, però noi abbiamo attaccato per 1,5 km, ragazzi, quindi non abbiamo perso tanta energia. Dovevamo provarci, se volevamo fare qualcosa. Arriviamo alla Lacet del Mont Vernier in un gruppo compatto che ci riprende proprio prima della Lacet del Mont Vernier. Mettiamo Fuglsang, anzi mettiamo Kangert, no, non a proteggere Lopez, ma a proteggere Aru. 20, gruppo di 21 all'inizio della Lacet del Mont Vernier, che cominciano esattamente, vediamo dove, ora. Non è vero, non sono ancora iniziati, però c'era la striscia dei 5 km allo scollinamento, quindi salita molto corta, ma davvero molto impegnativa, ragazzi. 3,9 km al 7,5%, seconda categoria, classificato come seconda categoria. Vediamo cosa succede. Non attacchiamo subito, ovviamente. Mettiamo Fuglsang a seguire gli attacchi. Basta, ritmo 60. Segui gli attacchi e attacca subito Warren Barguil, molto simpatico. Anche Chris Froome segue l'attacco di Warren Barguil e noi Warren Barguil non possiamo tralasciarlo. Quindi ci riportiamo subito su Warren Barguil, che rilancia l'azione. Rilancia l'azione Warren Barguil. Rilancia l'azione Warren Barguil. Thibaut Pinot in un gruppo a 23 minuti, tanto per farvelo sapere. Gruppo che qua rimane invece compatto. Warren Barguil è riuscito a uscire. Rilancia l'azione anche Daniel Martin, Romain Bardet, Berto Contador. Ci sono tutti ragazzi. Contador che questo Night Tour in realtà si è visto davvero poco. Rimaniamo qua in gruppo, non avendo più attacco, non forzando troppo la mano con l'energia che abbiamo. Rimaniamo qua con Chris Froome, pronto, un trampolino di lancio. Lo fa, lo fa, lo fa. Attacca Chris Froome. Allora dobbiamo prendere anche noi l'attacco. Dobbiamo prendere anche noi il gel d'attacco.
manca noi il gel d'attacco, lo prendiamo tutto. Lo so che è una scelta avventata, lo so tutto, ragazzi, so tutto. Ecco che però, vedete, ha già preso un bel distacco questo gruppo di Froome, con Bardet e Daniel Martin al suo interno. Noi stiamo guidando il gruppo, forse sarebbe meglio mettere Fuglsang a guidare il gruppo. Ritmo al 100%. Mettiamo anche Kangert per quello che può fare. Černecki, mettiamo tutti al 100% a guidare il gruppo. Ora rimaniamo noi. 600 metri allo scollinamento, di già, salita fatta, gran ritmo, prendiamo un po' di gel, però dovremmo usarlo per rimanere, lasciarcelo per dopo. Aru si stacca e quindi la discesa nella Sede Montvernier potrebbe rientrare su questo gruppo di Froome, forse no, vediamo. La discesa ora non è ancora cominciata vera e propria, non abbiamo frenato in questa curva, eccoci siamo ragazzi. Siamo, rientriamo sul gruppo di Chris Froome, che si è frazionato perché proprio quest'ultimo ha attaccato. Siamo qua con Romain Bardet, ma ancora tutto il gel energetico, quindi Fabio Aru in realtà sta pedalando molto bene, 7 km all'arrivo, abbiamo ancora il gel energetico e ancora una considerevole quantità di energia. Vediamo cosa succede, ragazzi. Daniel Martin ha rilanciato l'azione, mettiamoci giù in posizione di aerodinamica per fare più energia possibile, più velocità possibile, scusate, e Daniel Martin si è riuscito a staccare. Sembrava che stesse cadendo, ragazzi, non so, ha dato solo a me questa impressione Daniel Martin, credo di no. Con questa discesa possiamo recuperare ancora un po' di energia. Situazione è che il gruppo dietro si è riallacciato, quindi nulla di fatto. Questa curva ci siamo messi in ultima posizione perché siamo usciti come dei babai. Ecco qua, 3,5 km all'arrivo, con tanta energia, ragazzi. Comunque Fabio Aru prova a staccarsi da questo gruppo, sarà facile, infatti non ci riusciamo, c'è sempre dietro Nairo Quintana. Abbiamo tutto il gel per non arrivare magari ai 500 metri senza gel energetico. Daniel Martin. Arriviamo tutti con lo stesso tempo, presumibilmente, ragazzi. Non sprintiamo neanche. Arriviamo tutti con lo stesso tempo. Fabio Aru non riesce a guadagnare nulla. Ultima tappa per forza, dobbiamo provare a fare qualcosa. Comunque buona prestazione di Fabio Aru, che con quel meno, non so quanto di energia, ha comunque fatto una tappa ottima a mio avviso. Sono andati benissimo, ragazzi, abbiamo fatto quello che potevamo fare davvero. Abbiamo provato negli ultimi 2 km a scattare per sorprenderli. Non è servito a nulla, siamo arrivati tutti con lo stesso tempo, alla fine non ho potuto nemmeno sprintare. Credo davvero che di essere arrivato con lo stesso tempo, al massimo sono 3 secondi persi, che davvero non fanno la differenza. Vediamo perché Ghenou è arrivato adesso. Dovremmo aver mantenuto sia la maglia verde che la maglia He will Apua. climb onto the podium to Maglia repeat verde tops per the standings and Fabio will Aru e receive the maglia traditional. Apua per Miguel Angel Lopez. Vediamo la classifica generale della giornata subito. Allora, Primoz Roglic vince la tappa con lo stesso tempo Kreuziger, Sepulveda. Vediamo, 17:23, Fabio Aru e 17:23 tutti, benissimo così. Tutti sono qua, tutti gli uomini di classifica sono qua, c'era anche il nostro Jakob Fuglsang, c'era anche Miguel Angel Lopez. No, si è staccato alla fine, però vabbè. Contador non c'era. Leon Caruso non c'era. Staccati sui lassi de Montvernier. Pace, pace, pace. È arrivato Jakob Fuglsang, 18º, benissimo così. Tutti allo stesso tempo, ragazzi. Gli uomini di classifica. Miglior scalatore della tappa vince Roglic con 32 punti. E vabbè, andiamo a classifica generale, non è cambiato nulla, ragazzi. Per arrivare quarti dovremmo guadagnare tanto, tanto, tanto nell'ultima tappa. Speriamo di avere una buona condizione per quest'ultima. Stesso tempo di noi c'è sempre Daniel Martin. Poi Yates, Barguil, Quintana, Landa a chiudere la top 10.
perso qualche posizione, magari qualcuno. Kreuziger guadagna, ne guadagna 28, si porta a 11,41, ragazzi, 17esimo. Niente. Ha perso molte posizioni Lopez, in realtà ne ha perse 3. Fulsang rimane 12esimo. Pinone perde 4 e esce dalla top 10 purtroppo per 21 secondi. E niente. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo ancora una volta di aver visto questo video. Noi ci ribecchiamo alla prossima, lasciate un commento con la vostra opinione e un mi piace. L'XRP è tutto come sempre. Bello.